edizione specialissima della prova del socio. Siamo nell'Ipercop, i portali di Modena, e siamo tutti a forma di cuore perché questa è l'anticipazione di un San Valentino che davvero ha trasformato un po' la giornata. Come? Ma una bellissima giornata, è il terzo evento qua da noi della prova del socio, come le altre volte, anzi questa volta direi ancora maggiormente, grandissima partecipazione, ottima iniziativa, grande coinvolgimento delle persone per questo evento importante con le nostre clementine, i kiwi, anche due fragole proprio per sponsorizzare l'evento di San Valentino, quindi iniziativa ben riuscita. Con questa clementina farò una crostatina per San Valentino. Impegnatevi sempre di più, perché il prodotto italiano è unico nel mondo, dobbiamo consumare prima il nostro e poi quello degli altri, possibilmente. Mangiate la frutta perché va bene e fate l'amore chi vuole. Angela, ho raccolto per te, più che raccolto, ho rubato per te un kiwi, perché è un frutto con vitamina A, B, C, D, E, F, G, H, cioè praticamente a tutto l'alfabeto, e pure quello vostro ci sta dentro. Angela ci dice che questa dolce clementina le ha fatto pensare a un agrumeto in maggio col profumo dei fiori. Mario, il ecco, dolce vedi qua, kiwi ricorda Positano, yes. Quindi un terrazzo e una bella bimba. Ah, capito? Sei una vera persona, sei mio dolce clementino, sei mio unico, sei speciale, sei mio amore. Nati, mi hai fatto arrossire come le clementine. Ti voglio tanto bene. Ti amo, un bacione. Bellissimi, bravi. Regalo il dolce kiwi come simbolo del nostro amore. Il cuore ai nostri soci consumatori sta battendo, dici dal tuo punto di vista come sta andando? Assolutamente sì, sta battendo e c'è molto coinvolgimento, abbiamo avuto coinvolgimento anche di coppie e ragazze più giovani rispetto alle volte precedenti, che devo dire che si sono divertiti con anche strizzando un po' l'occhio alla fragolina di San Valentino, sempre iniziative interessanti, partecipate e divertenti, che ci fanno bene. A Giovanni, la dolce clementina ricorda un'emozione incredibile, la Santa Lucia. Spiega. Sono di Bergamo. Yes. Ok. Quindi io festeggio la Santa Lucia. Ludovica abbina il dolce kiwi alla dolce linea, quindi la dieta. Nonno Gioacchino, assaggiando la dolce clementina, è partito per un viaggio e ha raggiunto Ribera, perché lui arriva di là. Nonna Nunzia, invece, assaggiando il dolce kiwi, ha pensato a una fantastica Macedonia estiva. Cari nonno e nonna, vi voglio bene. E quindi ti regalo. Mi regalano. Siamo con Asia, che ha scritto per papà Luca che cosa gli ricorda il dolce kiwi, l'assaggio. Papà è andato subito e corso verso l'estate e si è messo a giocare con Asia e la sua sorellina. Speriamo che queste clementine siano tante.
Mamma Maria, che è la mamma di Lorenzo, quindi è una mamma bellissima, mangiando la dolce clementina, così si è ricordata di una torta agli agrumi buonissima che aveva fatto con Lorenzo. Siamo al caporeparto ortofrutta giovanissimo Carmelo, perché lui il dolce kiwi e la dolce clementina li consuma così. Li consumo dopo un pasto, dopo una cena, pulendoli bene a modo con un cucchiaino per i kiwi e clementine dopo il dolce. Benissimo, prendete spunto da lui, ma si possono anche mangiare a tutte le ore del giorno, perché la frutta e la verdura fanno sempre bene, come fanno sempre benissimo il loro lavoro Alberto, Carmelo e Andrea, che vi salutano così dalla prova del socio. Ciao!